Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti al TG6. Apriamo con le eventuali ulteriori nuove restrizioni anticontagio sull'emergenza Covid nel paese. A poche ore dal nuovo DPCM, il presidente della regione Marsiglio spiega che in base a quelle che saranno le decisioni prese a livello nazionale, si ragionerà poi anche a livello locale. Il servizio è di Paolo Renzetti. Presidente, ad ore arriverà il nuovo DPCM della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Cosa si sente di dire? Insomma, agli abruzzesi si parla tanto di coprifuoco, di restrizioni, ma ci sono delle differenziazioni tra regione e regione. Le regioni avevano chiesto al governo di fare un decreto che fosse omogeneo su tutto il territorio nazionale, perché non ci sono grandi differenze tra tutte le regioni. La situazione è critica in tutta Italia, c'è una curva che sta crescendo in maniera esponenziale e la cui crescita dà anche, come dire, poco tempo, diciamo, alle regioni che stanno un po' meglio, un po' meno peggio di arrivare in condizioni di maggiore criticità. Quindi adesso vedremo nel DPCM cosa c'è scritto. Agli abruzzesi dico che bisogna rispettare le regole, bisogna prendere tutte le precauzioni, essere molto attenti. La circolazione del virus con l'arrivo dell'autunno è tornata ad essere molto, molto intensa dovunque. L'intera Europa oggi è in ginocchio, è di fatto in confinamento. L'Italia, che stava un po' meglio rispetto al resto d'Europa, sta rapidamente arrivando alle stesse condizioni. Lei pochi giorni fa, poche ore fa, aveva lanciato un allarme un po' sulla questione dei posti letto. Nella nostra regione c'è una saturazione. Qual è la situazione e quali sono le prospettive? Io ho detto con chiarezza che sono finiti i posti riservati alle malattie infettive, non che sono finiti i posti dentro gli ospedali. Negli ospedali posto c'è, posti per terapie intensive, subintensive, per la non normale cura, diciamo la cura di bassa intensità. Purtroppo, trattandosi di malattie infettive, non sono malati che possono mischiarsi con altri e quindi abbiamo dovuto adottare le misure che si sono adottate già in molte regioni, in quasi tutte le altre regioni d'Italia, che sono state già adottate durante la prima fase, cioè quella di rinviare le cure e gli interventi procrastinabili, quelli che possono essere rinviati senza procurare troppo danno ai pazienti, per liberare nuovi spazi e nuovi reparti e continuare ad ospitare e a ricoverare le persone contagiate che hanno bisogno di cure. Tutte ovviamente verranno ricoverate e tutti quelli che hanno bisogno di cure ospedaliere troveranno spazio nei nostri ospedali. La seconda ondata sembra essersi particolarmente accanita sui comuni teramani della montagna. A preoccupare maggiormente sono Montorio Alvomano, con i 104 casi positivi riscontrati ieri, e Isola del Gran Sasso, con il 3% della popolazione contagiata. Intanto il sindaco di Teramo ordina la chiusura durante la notte di tutti i distributori automatici di alimenti e bevande. Tania Bonici Castelli. La seconda ondata Covid investe anche il personale del comune di Teramo. Dopo i due casi positivi registrati nella polizia municipale e uno nell'ufficio tecnico comunale, adesso ad essere contagiati sono l'assessore al commercio Antonio Filipponi e un dipendente del suo ufficio. Tutti sono comunque in buona salute e il contagio sembra essere di origine familiare. Il sindaco D'Alberto ha tuttavia richiesto tamponi a tappeto per l'intera giunta comunale e per i dipendenti che sono stati in stretto contatto con Filipponi. A Teramo, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 31 nuovi casi, a Giulianova 16, a Sant'Egidio alla Vibrata 10, 8 e Isola del Gran Sasso, ma il numero che maggiormente spaventa sono i 104 nuovi positivi di Montorio, di cui 28 bambini. Per questo i posti letto Covid di Atria aumenteranno da 50 a 100 e anche l'ospedale di Giulianova si sta attrezzando per creare un reparto Covid. Nel pomeriggio di ieri sono stati eseguiti 500 tamponi in modalità drive-in nel piazzale di San Gabriele d'Isola, più della metà riservati a collaboratori ed insegnanti dei comuni di Castelcastagna, Isola, Castelli, Colledara e Tossicia. Anche l'andamento dei contagi ad Isola del Gran Sasso preoccupa e il comune è sotto osservazione. Gli ultimi 8 positivi infatti hanno portato il numero a 164 contagi, pari al 3% della popolazione residente, che è di 4.600 persone. Il sindaco di Isola, Andrea Ianni, sta per emanare altre misure restrittive fino ad arrivare, se sarà necessario, ad una zona rossa.
Intanto, con apposita ordinanza, il sindaco di Teramo, D'Alberto, ha disposto la chiusura dalle ore 18 alle 5 del giorno seguente di tutti i distributori automatici di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale, fatta eccezione per le cosiddette casette d'acqua. La decisione deriva dall'aver constatato che nei pressi dei locali adibiti in modo esclusivo alla vendita di prodotti alimentari per mezzo di apparecchi automatici è stato riscontrato il verificarsi di assembramenti. L'assenza fisica di un gestore favorirebbe il raggruppamento di persone, soprattutto di giovane età. Sarà l'area del Palatricale a Chieti ad ospitare la zona per effettuare i tamponi drive-in, grazie ad un accordo fra ASL e Comune. Direttore, l'area del Palasport Tricale è stata individuata come area ideale per far effettuare i tamponi drive-in per coloro che ne avessero necessità. Sì, il Comune è stato collaborativo nell'individuare un luogo. Purtroppo, diciamo, l'asilo dove siamo in questo momento non si presta più a un grande afflusso di macchine, per cui ieri sera ho chiamato il sindaco, gli ho proposto lo Palasport. E stamattina con il sopralluogo abbiamo convenuto che è il posto ideale. Non è tanto lo spazio, nel senso lì abbiamo un locale che è il bar dello Palasport che possiamo allestire per tutto il nostro personale, per cui lavoriamo in sicurezza, lavoriamo in tranquillità, avremo riscaldamento perché andiamo verso l'inverno. E per quanto riguarda le code, noi stiamo mettendo in funzione un elimina code per i drive-in, in modo tale che chi deve fare il tampone al drive-in avrà una fascia oraria e non dovrà più fare 2-3 ore di coda. Quanti potranno essere i tamponi da effettuare quotidianamente? Ma noi in questo momento stiamo facendo 1500 tamponi nella provincia di Chieti, chiaramente dipendiamo dalla capacità produttiva dei laboratori regionali, ma noi anche su invito del Presidente Massiglio stiamo cercando di arrivare a 5000 tamponi al giorno. È un esempio bellissimo di sinergia tra istituzioni che non sempre c'è stata e che tuttora va costruita. Riscontriamo la buona volontà del direttore Schell e chiaramente ribadiamo anche la buona volontà dell'amministrazione che si muove nell'ambito delle sue competenze ma fa anche qualcosa di più. Adesso andremo a risolvere il problema dei tamponi per il drive-in, poi ci sarà la questione delle vaccinazioni, sia vaccinazioni anti-influenzali che vaccinazioni antipneumococciche. E i tamponi drive-in arrivano anche all'Aquila. Da oggi, 3 novembre, tutti i cittadini, sia privati che dipendenti di aziende convenzionate, hanno la possibilità di effettuare i tamponi molecolari tramite un drive-in esterno autorizzato che si trova presso il piazzale Sandro Pertini, dietro i locali del Tecnopolo d'Abruzzo. La nuova soluzione ha l'obiettivo di rispondere pienamente alle esigenze dei cittadini dell'Aquila e delle province limitrofe. Grazie alla collaborazione con le istituzioni locali e regionali sarà possibile seguire il tampone oro-rinofaringeo anche attraverso un drive-in che faciliterà il più possibile tutta l'esperienza di raccolta del campione, dall'accettazione e prelievo alla ricezione del referto. Il servizio è attivo dalle 9 alle ore 16, dal lunedì al venerdì. Tutti i test verranno eseguiti nel laboratorio di Dante Labs all'interno del Tecnopolo d'Abruzzo, che state vedendo ora nelle immagini, dotato delle più innovative e performanti tecnologie nel campo delle biotecnologie. Si garantiscono risposte in 24 ore dalla raccolta del campione, tutti gli utenti riceveranno i risultati via email ed SMS senza costi aggiuntivi. Andiamo avanti con la cronaca. Un uomo arrestato tra le grida della folla ieri sera a Pescara. Una coppia passeggiava in centro senza mascherina e ha poi avuto una colluttazione con la polizia municipale. Il ragazzo è stato tratto in arresto mentre gli spettatori intorno insultavano la polizia. Degli agenti sarebbero anche rimasti feriti. Vediamo il servizio. Si mettono mascherine! Si mettono mascherine! E la repressione, l'arma delle istituzioni per combattere i contagi, tra tamponi introvabili, posti letto esauriti negli ospedali e mezzi pubblici ancora affollati, gli unici risultati antivirus arrivano dalla coercizione nei confronti di chi non rispetta le regole. Sono ancora troppi infatti coloro che prendono sotto gamba l'emergenza sanitaria e che si prestano così non solo a contrarre il Covid, ma anche a ricevere multe e denunce. Sabato sera due giovani sono stati multati fuori dai locali di Piazza Musi a Pescara, perché non indossavano la mascherina. Il weekend prima invece sono stati 5 denunciati nel capoluogo adriatico, tra loro anche minorenni.
Ma il caso che ha maggiormente suscitato scalpore è accaduto ieri nel tardo pomeriggio, lungo il centralissimo Corso Umberto. Sarebbe potuta essere la storia di una semplice multa, ma la narrazione dell'episodio comprende minacce, feriti e un arresto. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, due giovani fidanzati, 23 anni lui, 20 lei, passeggiavano senza il dispositivo di protezione a coprir loro naso e bocca, come molti che, credendo di stare al sicuro all'aria aperta, superficialmente abbassano la mascherina sotto il naso o il mento. La municipale così avrebbe invitato i due a indossare correttamente il dispositivo, ma i fidanzati avrebbero risposto, fanno sapere gli agenti, in maniera provocatoria. Sono incinta e asmatica, avrebbe detto la giovane, senza però avere con sé il certificato medico. Allora da prassi è scattata la multa, non accettata di buon grado dal ragazzo già senza fissa dimora, tanto che quest'ultimo si sarebbe rifiutato di fornire le proprie generalità. Così l'identificazione sarebbe dovuta avvenire al comando di polizia, dove chiaramente il giovane non voleva seguirli, poiché gli agenti hanno deciso di saltarli addosso in cinque per mettergli le manette ai polsi e trascinarlo di forza. Oh, la marcia! Mi sta facendo male alla mano! È intervenuta anche una volante della questura a dar manforte ai colleghi della municipale. Il giovane però ripete più volte nel video dell'arresto di essere intervenuto a difesa della ragazza, che sarebbe stata minacciata dai poliziotti. Ma la verità la conoscono solo la coppia e le forze dell'ordine lì presenti. In seguito a questa colluttazione, diversi agenti si sono recati al pronto soccorso a farsi subito refertare le contusioni. Risultato? La ragazza incinta, anche lei poi in ospedale, è stata denunciata, mentre il 23enne è stato arrestato e dovrà ora rispondere di lesioni, violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Tra coloro impegnati nell'arresto e curiosi spettatori intorno si è formato un assembramento. In molti, forse aspiranti influencer, hanno immediatamente tirato fuori il telefonino, tanto che il video è divenuto immediatamente virale sui social. E mentre il giovane, agitato, chiedeva agli agenti di non alzare le mani, mi sta dando le mani senza motivo! In molti tra i testimoni hanno deciso di prendere posizione contro la polizia. Vergognatevi, fategli solo la multa. Queste alcune delle grida della folla. Gli agenti non hanno fatto altro che chiedere dei documenti per identificare la persona che era stata violenta, e a quel punto c'è stata un'ulteriore reazione. Gli agenti hanno cercato di portare questa persona al comando dei vigili, ovviamente hanno dovuto agire evitando guai peggiori in mezzo alla gente, in mezzo alle persone che passeggiavano ieri pomeriggio, e quindi c'è stata quella scena che è sicuramente una scena non edificante, ma io esprimo piena solidarietà agli agenti della Polizia Municipale, perché nel momento in cui qualcuno viene fermato e gli si chiedono i documenti, credo che non debba far altro che consegnare quei documenti e non evitare di consegnarli offendendo gli agenti della Polizia Municipale. Rimaniamo a Pescara, dove a Palazzo Città questa mattina c'è stata la firma dell'accordo istituzionale tra la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara per l'attuazione dell'intervento di riqualificazione dell'area urbana del parcheggio antistante la stazione ferroviaria, la cosiddetta area di risulta. A disposizione 16 milioni di euro. Passi avanti per l'avvio della riqualificazione delle aree di risulta della stazione di Pescara. L'accordo istituzionale firmato questa mattina a Palazzo di Città fra amministrazione comunale e regione rappresenta infatti un punto decisivo per poter dare avvio ai lavori in un'area strategica che da troppo tempo aspetta di diventare il nuovo cuore pulsante del capoluogo adriatico. Sono 33 anni che si aspetta questa firma, un importo importante, 15.900.000 euro. Noi entro dicembre faremo in modo che il bando per l'area di risulta finalmente possa partire, perché noi entro il 2021 individueremo il soggetto che realizzerà le opere all'area di risulta, scambiando totalmente il volto della città, perché come sappiamo quei 13 ettari sono un giacimento importantissimo per Pescara, e noi faremo verde circa 70.000 metri quadrati grazie alla Fondazione Pescara Abruzzo, faremo parcheggi finalmente definitivi per Pescara, sistemeremo la mobilità e la viabilità in quella zona a servizio del centro commerciale naturale. Una trasformazione epocale doveva arrivare, adesso è arrivata.
Ancora cronaca, due imprenditori denunciati dalla Guardia di Finanza di Pescara e beni sequestrati per oltre 1,5 milioni di euro. Le accuse vanno dall'autoriciclaggio al falso in bilancio. Due denunciati e oltre 1,6 milioni euro sequestrati. L'indagine della Guardia di Finanza è scattata a seguito del fallimento di una società di capitali pescarese. Due soggetti, legati da stretti vincoli di parentela e operanti nell'edilizia, hanno ricevuto una misura cautelare interdittiva, quella di non poter dirigere imprese per un anno. I due avrebbero sottratto beni al pagamento delle imposte tramite accordi simulati con una società indebitata con l'erario a favore di un'altra società, sempre riconducibile ai denunciati, che è successivamente fallita. Gli immobili passati da una società all'altra sarebbero poi stati trasferiti a una terza società, sempre riconducibile ai due, tramite contratti simulati. Secondo gli inquirenti, gli imprenditori trasferivano e reimpiegavano i beni così da camuffarne la provenienza delittuosa. I due ora dovranno rispondere dei reati fallimentari e tributari e autoriciclaggio di beni di provenienza illecita. Uno di loro è accusato anche di falso ideologico perché nel tentativo di depistare le indagini per la bancarotta fraudolenta avrebbe sporto denuncia riguardo il danneggiamento della documentazione contabile di una società fallita. Intanto le forze dell'ordine hanno provveduto al sequestro preventivo di 9 immobili, delle quote societarie di 9 persone e di 17 rapporti bancari finanziari per un valore di oltre 1,6 milioni euro. E sono stati sequestrati 174.000 kg di rifiuti speciali. Attraverso una mirata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica dell'Aquila, i militari del reparto operativo aeronavale di Pescara hanno individuato un'estesa area adibita allo stoccaggio incontrollato di rifiuti presso un'azienda insistente nel comune di Monte San Vito, nella provincia di Ancona. La ricostruzione dei flussi finanziari operata dai militari della sezione aerea di Pescara e connessa alla movimentazione dei rifiuti sul territorio nazionale è risultata determinante per l'individuazione di 425 imballaggi tipo big bags contenenti rifiuti speciali derivanti da materiale plastico di recupero. Al termine del controllo, svolto in data 22 ottobre ed operato con il supporto del reparto del corpo territorialmente competente, è stata posta in essere la misura cautelare del sequestro applicata a circa 174.000 kg di rifiuti speciali. Parallelamente, il rappresentante legale della società è stato denunciato all'autorità giudiziaria competente. E ora la politica, approvato in Consiglio Comunale a Chieti il rendiconto 2019 votato dalla maggioranza. I consiglieri di opposizione si sono astenuti, ora si può guardare alle priorità per la città, ha spiegato il sindaco Diego Ferrara. Sindaco, ieri un primo passo importante è stato compiuto in Consiglio Comunale, l'approvazione del rendiconto 2019 con i voti della maggioranza e l'astensione dell'opposizione. Sì, era un atto importante, un atto dovuto per iniziare a lavorare, quindi sarebbe stato un ossimoro bocciarlo e quindi fermarci prima di iniziare. Quindi ricordo che il rendiconto non è il bilancio vero e proprio, è un movimento di cassa che noi abbiamo ratificato proprio per iniziare la nostra opera amministrativa. Quali saranno i prossimi passi a questo punto? Vogliamo sicuramente dare ristoro e sostegno ai commercianti, vogliamo mettere mano ad un piano regolatore che permetta una migliore viabilità e accessibilità alla nostra città. A dicembre, prima di Natale, inaugureremo il tunnel che mette in comunicazione il centro della città con il terminal degli autobus, quindi tante cose in cantiere. Se non avessimo approvato il rendiconto avremmo dovuto arrenderci già all'inizio. Tra l'altro, sindaco, in vista di un possibile coprifuoco che dovrebbe arrivare nelle prossime ore con il DPCM della Presidenza del Consiglio, da questo punto di vista ci sarà molto lavoro anche per l'amministrazione comunale. Io ho aperto il COC, il Comitato Operativo del Comune, ho parlato più volte con tutte le associazioni di protezione civile per metterle in allerta nelle varie
funzioni. Da un punto di vista sanitario, a livello di ospedale diciamo, si stanno organizzando per poter accogliere i pazienti Covid. Certo, ci potranno sicuramente essere delle ripercussioni sulla gestione delle patologie croniche, però viviamo un'emergenza e come tale va affrontata con un po' di sacrificio per tutti, per tutti. Presentata a Loreto Aprutino, la nuova installazione artistica permanente targata No Man's Land, una giornata importante per l'arte regionale ed internazionale, è sempre più in ginocchio a causa della pandemia in corso. Il Museo Senza Pareti accoglie chiunque voglia visitarlo, giorno e notte, senza vincolo di prenotazione. Stefano Recanati. A Loreto Aprutino la pandemia non ferma l'arte di No Man's Land, che ha presentato nei giorni scorsi nel museo all'aperto di Contrada Rota Cesta l'installazione Site Specific di Alberto Garrutti, dal titolo Tutti i passi che ho fatto nella mia vita mi hanno portato qui, ora. L'opera, che si aggiunge già alle tante installate negli anni passati nella contrada del centro vestino, consiste in una lastra di pietra della Maiella inserita nel prato con sopra incisa la frase da cui il titolo. La fondazione No Man's Land ha poi presentato nella stessa giornata altre due installazioni, entrambe del 2006. La prima è ad opera di Alvin Curran, un omaggio a John Cage dal titolo Gardening with John. La seconda, dal titolo La voce dei poeti, è opera di Donatella Spaziani, che su quattro alberi di pioppo ha posizionato casette per uccellini con all'interno delle casse audio dalle quali vengono riprodotte le voci di Annalisa Leva, Daniela Attanasio, Daniele Pieroni e Valentino Zeschen. Non ci possiamo tirare indietro. È qualcosa, no, che ti senti la necessità di essere presenti con la mentalità e la visione che solo gli artisti hanno. Quindi gli artisti e l'arte vince, perché rappresenta una mentalità e una prospettiva. Loro ci danno una prospettiva diversa, di un vivere diverso. E quindi assolutamente è necessario. Il settore ha davvero sofferto e adesso questa ulteriore tegola della seconda ondata rischia di mettere davvero nel lastrico tutto il comparto della cultura italiana. Sappiamo quanto invece questo comparto è strategico, non solo per le attività turistiche tradizionali, ma anche per i profili della coesione sociale e degli investimenti in conoscenza che poi dà risultati strategici nel medio e lungo periodo. Il sindaco di Loreto Aprutino, Gabriele Starinieri, ha poi parlato della possibilità, in piena pandemia, di far svolgere la didattica all'aperto in un posto che si presta al distanziamento sociale. Si sta parlando anche con diverse scuole per poter usufruire di questo spazio. Bisogna trasportarli. Oggi non sono stati invitati, ecco, per mantenere dei limiti. Però, come sono state fatte tante diverse attività, anche nella fase pandemica credo che è possibile e ci sono delle proposte. Ed eccoci giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale, che inauguriamo con la Serie B, quinta sconfitta consecutiva per il Pescara ieri sera, che perde 3-1 anche a Lecce e resta ultimo in classifica. Dopo aver lasciato a casa alcuni giocatori importanti, il tecnico Oddo rivoluziona la formazione, lascia in panchina Scognamiglio e Memusciai, ma il copione resta lo stesso. Squadra troppo fragile e non basta la prodezza del solo maestro che continua a predicare nel deserto. Certo, vediamo il servizio. Un film già visto e che va in scena anche allo stadio di Via del Mare di Lecce, con la quinta sconfitta di fila del Pescara, sempre più ultimo e sempre più in crisi di identità. Ora la gara con il Cittadella prima della sosta e di un lungo periodo di riflessione che potrebbe partorire novità anche societarie oltre che tecniche. Oddo lascia a casa diversi titolari, all'appello mancano anche gli infortunati Drudi e Bocchetti. Biancazzurri in campo con la difesa a tre. Nel Lecce tante le assenze in panchina, l'ex Stefano Pettinari, pronti via il miracolo di Fiorillo al sesto su conclusione ravvicinata di coda su perfetto cross di Stefischi. Al settimo Calderoni va in gol a gioco fermo con Amabile che annulla. Dopo un discreto avvio degli abruzzesi è Lecce a prendere in mano pian piano le redini del gioco, e così al tredicesimo su angolo di Mancosu, dopo una respinta difettosa della difesa abruzzese, Stefischi al volo fa 1-0 mettendo la palla alle spalle del portiere Fiorillo. Dodicesimo gol subito dal Delfino e ancora su calcio da fermo dopo un corner regalato alla formazione di Corini. Nonostante il vantaggio continua ad attaccare la squadra salentina,
Al 25esimo Gut tocca in area pescarese a Diapong che termina a terra con Amabile che lascia però proseguire. Attacca il Lecce non pago del vantaggio con Balzano e compagni in evidente difficoltà. Al 41esimo Coda supera Gut e arriva tutto solo davanti a Fiorillo fallendo poi incredibilmente il gol del 2-0. Al 43esimo ancora locali ad un passo dal raddoppio con il tiro di Mancosu deviato in corner. I leccesi chiedono il rigore per un sospetto tocco di mano di Balzano con Amabile che è però di diverso avviso. Al 45esimo ancora Fiorillo evita il gol dei salentini respingendo una conclusione velenosa di Adiapong prima della traversa scheggiata da Coda. Nel secondo tempo al terzo azione prepotente di Seter per il Pescara che arriva davanti a Gabriel che salva. Sfiora il pareggio il Delfino che però sul capovolgimento di fronte subisce il raddoppio con il contropiede locale ed il servizio di Mancosu per Coda che a porta praticamente vuota fa 2-0. Notte fonda per il Pescara con il tecnico biancazzurro Massimo Oddo che al 13esimo decide di cambiare con Vokic, Busellato e Nzita in campo per Belloni, Omionga e Balzano. E qualcosa di meglio si vede sul terreno di gioco perché al 22esimo Maestro, sempre lui, si inventa un gran gol riaprendo una partita che sembrava chiusa. I biancazzurri sembrano crederci al 25esimo e Vokic ad esaltare Gabriel che salva. Ancora l'ex Beneventano in evidenza al 27esimo con un tiro però parato a terra dal portiere di Calcio. Ottimo l'impatto del match per l'ex giocatore campano. Il Delfino intanto ci prova ma nel suo momento migliore alla mezz'ora subisce il gol del 3-1 con Stepischi che supera Fiorillo dopo un errore di Fernandes. Davvero un peccato per la squadra di Massimo Oddo che era rientrata in partita e che viene punita ancora una volta da errori dei singoli in un avvio di stagione nerissimo con il finale di partita che non regala altre emozioni e con il Pescara che torna in Abruzzo con l'ennesima sconfitta e con un ultimo posto in classifica che davvero preoccupa tifosi e società. Serie C, ripresa di lavori questo pomeriggio per il Teramo dopo il riposo della giornata di ieri caratterizzata dal botta e risposta tra il DS della Paganese Accardi e il presidente biancorosso Iachini. Il dirigente azzurro stellato con toni molto forti aveva accusato i giocatori del Teramo di aver risultato eccessivamente al gol partita segnato nel finale e la società per non aver raccolto la richiesta di spostamento della partita per i casi Covid riscontrati nella Paganese. Il presidente Iachini ha rimandato al mittente le accuse specificando che i giocatori campani hanno creato un clima che di ospitale aveva ben poco, che ha visto costretta la squadra a dover festeggiare soltanto negli spogliatoi. Queste le parole di Iachini sulla mancata accettazione del rinvio della partita. Iachini ha puntualizzato di aver fatto riferimento al protocollo federale cui tutti devono attenersi, riconoscendo che quello che è accaduto alla Paganese può accadere al Teramo o ad altri in futuro. La squadra lavorerà oggi e domani, riposerà giovedì e poi tornerà ad allenarsi da venerdì per preparare il turno settimanale di Catanzaro. Domenica il Teramo osserverà il turno di riposo. E si giocherà regolarmente domani il recupero di Serie D tra Pineto e Recanatese al Mariani Pavone alle ore 14.30. Intanto il comitato interregionale potrebbe optare per la sospensione del campionato per il resto del mese di novembre. Il servizio è di Andrea Costantini. A distanza di una settimana la Serie D è di nuovo ad un bivio, andare avanti o fermarsi. Gli ultimi rumors parlano di una sospensione del torneo per il resto del mese di novembre, periodo che però sarà sfruttato per recuperare l'ingente numero di partite rinviate a causa del Covid e dei protocolli più stringenti cui le società devono attenersi tra i dilettanti. Nel girone F sono 10 le gare saltate nelle ultime 3 giornate. L'idea è quella, quando il campionato ripartirà regolarmente, di farlo avendo tutte le squadre con lo stesso numero di partite. Nelle prossime ore si attende una decisione definitiva e ufficializzata dal Comitato Interregionale della LND, anche senza dover attendere il contenuto del prossimo DPCM, la cui firma è stata annunciata dal Premier Conte entro la giornata di domani. Le ultime ore hanno tenuto in bilico anche la disputa del match di recupero tra Pineto e Recanatese, che si sarebbe dovuto giocare lo scorso 25 ottobre, valido per la quinta giornata. Era saltata fuori l'ipotesi di posticipare il match a domenica prossima, ma stamani è giunta l'ufficialità, confermata la data di domani, ore 14.
11:30, stadio Mariani Pavone. È una gara di cartello che oppone due squadre annunciate protagoniste del campionato. L'area canatese è partita bene con 10 punti su 12 nelle prime 4 gare giocate. Qualche difficoltà in più per il Pineto, che ha il tempo per riguadagnare un po' di terreno perso dalle migliori, ma che comunque non può steccare l'appuntamento. La presentazione del match nelle parole del tecnico pinetese Amaulo. Sì, stiamo preparando per la partita di mercoledì, una partita difficile perché incontriamo una delle squadre favorite della vittoria finale, e veniamo da un risultato positivo su un campo difficile come quello di Tolentino, quindi dobbiamo continuare su questa strada cercando di fare una prestazione importante, perché contro una squadra di spessore come la Reganese occorre fare una prestazione importante per portare via un risultato importante. Ma il turnover non so se possiamo farlo perché abbiamo diverse defezioni, quindi abbiamo un organico un po' ridotto ai minimi termini, quindi vediamo un po' un attimo per mercoledì chi è nella migliore condizione per affrontare questa partita, perché abbiamo bisogno soprattutto di giocatori in ottime condizioni per cercare di fare una prestazione importante. E questa era l'ultima notizia, tutti quanti i servizi che avete visto sono su YouTube e su tv6.it. Grazie per averci seguito, l'informazione tornerà alle ore 19. Buon pomeriggio.